Con i Passenger alle 11:15. Allora, accennavo prima a quanto sia anche interessante parlare di eventi dopo un weekend trascorso, perché poi l'estate, insomma, si sa, porta con sé numerose iniziative. In questo caso vado subito però a dare il buongiorno a Stefania Verducci, presidente di Octagon in Event. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi al nostro, mi permetto di dire nostro, Alberto Monachesi, perché lui lo abbiamo conosciuto ampiamente nei numerosi collegamenti dall'Oriente, prima in Cina e poi dal Giappone, ma stiamo parlando appunto di un docente dell'Unicam e il project manager di tipicità e Grand Tour delle Marche. Alberto, ben trovato. Ben ritrovati a tutta la comunità sprintosa di Radiolinea numero uno. Ci fa molto piacere, Alberto, averti qua, perché appunto, come dicevo, insomma, ci siamo conosciuti nelle numerose iniziative legate al vostro anche ovviamente brand di tipicità, brand ombrello, no? Come insomma viene definito con le tante iniziative. In questo caso si parla del Grand Tour delle Marche. So che state lavorando in itinere e non vi fermate mai. È davvero una bella estate per voi. Diciamo che seguiamo il flusso, no, David? Perché se c'è una caratteristica di questo mondo contemporaneo nel quale ci troviamo è la velocità del cambiamento. La nostra mission è quella di valorizzare le identità locali, e ciò non vuol dire che possiamo rimanere radicati ai tempi antichi, che dobbiamo avere una velocità di reazione molto immediata. È quello che cerchiamo di fare, e quindi per noi le tradizioni sono manifestazioni che si rinnovano ogni giorno, non sono elementi statici. Su questa riflessione è nato il Grand Tour delle Marche, che di fatto proietta antiche tradizioni che però hanno un humus di attrattività nei confronti del mondo in uno scenario attuale. Lo facciamo con gli strumenti più adeguati, ci siamo resi digitali, condividiamo con una community molto ampia, cerchiamo di utilizzare un linguaggio, insomma, che non sia per noi ma sia un po' anche per gli altri. E ci riuscite davvero molto bene, perché poi c'è una connessione che porta la regione Marche ad essere collegata in ogni angolo del mondo. Non è un caso che appunto citavo i vari collegamenti, le varie dirette che facevamo ad esempio da Tokyo o dalla Cina, o magari ce ne saranno altre fra pochi giorni, cioè insomma esatto, facciamo già lo spoiler. L'importanza, ti chiedo Alberto, tu appunto da esperto di comunicazione, di marketing, ma anche docente insomma di quelle che sono le eccellenze, tutto il mondo del food, di appunto oggi quanto sia importante oggi esportare proprio la cultura marchigiana nel mondo. Guarda, ce lo insegnano altre discipline, no? Che ci riconnettono un po' alla nostra vera identità. Allora, la fisica quantistica parla di entanglement, dice che i fenomeni esistono solo in quanto c'è un osservatore, altrimenti neanche esistono. Questo è il nostro approccio, cioè ci vogliamo manifestare, rendere visibili, e per fare questo, ripeto, siamo tutti i giorni in movimento verso approcci che siano comprensibili dal mondo. Quindi il Grand Tour delle Marche quest'anno, ed è questo un po', diciamo, la novità, oltre 20 eventi che parlano di cibo, parlano di manualità e saper fare, parlano delle nostre tradizioni. La novità è proprio questa, di rendere queste grandissime eccellenze attrattive che abbiamo sul territorio anche acquistabili. Non ci dobbiamo vergognare, cioè le dobbiamo rendere fruibili al mondo. Quindi il nostro compito come Grand Tour delle Marche è ipotizzare delle forme di essere cittadini temporanei in questo territorio da parte degli ospiti, che siano facilmente fruibili. E quindi ecco i nuovi pacchetti esperienziali che stiamo facendo, e qui c'è oggi Stefania, poi con lei scenderemo proprio nel vivo dell'attualità, e anche il comunicarsi in modi che piacciono al mondo. Faccio solo due esempi, Davide. Uno è quello di rendere fruibili alcune tappe in bike, perché questo oggi è un codice anche, che certo, oggi ama, ma anche per i rider motociclistici e per gli amanti delle quattro ruote scoperte. Quindi anticipo che ci saranno delle tappe speciali del Grand Tour in moto, e anche per addirittura faremo il primo raduno del Grand Tour delle Mazda MX-5, vista la collaborazione col Giappone, che sono queste cabrio molto suggestive che abbiamo visto tutti sui cartoon di Cars.
Ecco, questo è il parlare, è il ragionare locale, valorizzare il locale, ma parlare il globale, no? In due parole. E credo davvero che sia la cosa più entusiasmante che una regione, appunto, come le Marche, che ovviamente ogni giorno i marchigiani stessi sono con noi, e tutto ovviamente il centro Italia, ci piace appunto rendergli anche omaggio di tutto quello che offre questa regione. Ma fra poco parleremo di un evento, lo faremo con anche Stefania, perché insomma sta per arrivare qualcosa di tradizionale. Articolo 31, Fabri Fibra insieme con Rocco Hunt su Radio Linea numero 1. Mancano 7 minuti a mezzogiorno. In questo lunedì siamo però già proiettati a quelli che sono i tanti eventi che vanno a rallegrare, io dico sempre a colorare, no? Ancora di più una stagione come quella, in questo caso marchigiana, con Alberto Monachesi di Tipicità. Parlavamo del Grand Tour delle Marche, di quanto si faccia oggi sul territorio guardando all'internazionalizzazione, ma ci sono anche eventi che guardano alle proprie radici. Però, e questo è un dato importante, coinvolgendo i millennials, cioè i giovanissimi. Stefania Verducci, Octagon in Event, siete pronti per un qualcosa che parte da un termine marchigiano? Esatto, Localaro. Localaro. Allora, io non sono nato nelle Marche, sono nato in Umbria, però ormai non so, un po' da un po' di anni qua. Cos'è Localaro? Allora, come lo traduciamo? È il termine utilizzato per definire il vecchio paiolo che si utilizzava, diciamo, in tempi antichi per cucinare, tra l'altro, altre, diciamo, cose, ma anche la polenta, perché sì, la polenta sarà protagonista del nostro evento. E la particolarità di questa manifestazione è che è un evento che sottolinea il valore delle tradizioni, ma proiettato e vissuto dai giovani. Perché io ricordo sempre una frase, mio nonno mi diceva: voi giovani siete il futuro, e invece io sono sempre stata convinta che i giovani siano il presente, quindi devono vivere oggi l'esperienza per poterla tramandare domani. Quindi è importante saperli coinvolgere oggi, questi ragazzi, e noi stiamo provando a creare questo gruppo che al momento sembra funzionare bene. Abbiamo fatto un po' di rodaggio e tra consigli che ci hanno dato e insomma iniziative abbiamo creato questa manifestazione. E questa avverrà, lo diciamo già, il 20 e 21 esatto, luglio a Monte Cosaro Scalo, siamo in provincia di Macerata. Esatto. Dove esattamente? Allora, a Monte Cosaro Scalo, Santa Maria Piedichenti, che è un'abbazia meravigliosa, sì, che insomma ha una storia importante, quindi anche per chi, ecco, insomma, ama un po', diciamo, la scoperta, scoprire, e soprattutto poi perché questo periodo è un'abbazia che è sotto l'occhio, diciamo, perché se andate al cinema dall'11 luglio è protagonista di un film che esce proprio nelle sale cinematografiche, è stata girata in parte nel Fermano e in parte all'interno della chiesa, quindi cioè, parliamo di qualcosa davvero di cui possiamo essere orgogliosi. E questo Callarò quindi sarà acceso, sarà funzionante? Assolutamente sì, sarà funzionante, perché le persone avranno la possibilità di vivere l'esperienza da quella che è stata la raccolta del famoso tutulo, che è la pannocchia, che insomma potranno rivedere la rievocazione storica, che poi, ecco, potranno, la cosa particolare è che non la vedranno solo da esterno, ma la potranno vivere personalmente, perché verranno coinvolte all'interno di queste le scene che sono posizionate come protagonisti, e anche i giochi, perché faremo dei giochi chiamati i giochi, lo diciamo proprio nel nostro dialetto, i giochi a tribulà, che non sono altro che vecchi, diciamo, giochi senza frontiere. E la cosa, diciamo, particolare è stato che su consiglio dei ragazzi, perché inizialmente il mio progetto era fare delle fazioni all'interno del paese, i ragazzi mi hanno detto no, perché bisogna coinvolgere le persone da fuori, quindi chi arriva e ha voglia di divertirsi con noi deve rivivere l'esperienza insieme alle persone del paese, quindi insomma full immersion. E tutto questo è strabiliante, giusto per citare appunto Alberto, per chiudere questa piacevole chiacchierata, un'ulteriore experience da fare sul territorio, sulle Marche e su quello che però insomma racconta e restituisce il grande popolo marchigiano. Assolutamente, noi con grande entusiasmo, David, abbiamo accolto questa comunità veramente fresca, effervescente. Stefania non è scesa in particolari, ma ci sono veramente delle iniziative dentro la manifestazione che ci incuriosiscono tantissimo, perché ripropongono proprio quello che diceva Stefania, la nostra identità in un modo estremamente contemporaneo. Quindi ci sarà il chiacchiericcio delle vergare, ci saranno dei laboratori di manualità applicata, ci sarà
modo di partecipare attivamente a un lifestyle, sostanzialmente. E tutto questo, come dicevamo, proprio a Monte Cosaro Scalo il 20 e 21 luglio. Allora, io ringrazio Stefania Verducci, Alberto Monachesi per essere stati con noi. Alberto, con te secondo me ci sentiremo molto presto, forse un po' lontani saremo, ma molto presto, con un sollevante alle nostre spalle. Esatto, parlando sempre di marche e di tutto quello che possiamo, insomma, raccontare di bello. Fra poco anche la redazione giornalistica con le ultimissime dall'Italia e dal mondo.